Beh, YouTube è passato un sacco di tempo dall'ultimo video, un periodo di vari lavori di ristrutturazione in regia nello studio di mio padre. Poi un giorno farò una carrellata, vi faccio vedere un po' le cose che ho fatto. Comunque non sono rimasto fermo perché il tempo per fare il video effettivamente non c'era. Oggi vi faccio vedere un aggeggio che ho chiamato il polpo, si capisce anche perché, che serve per una festa di compleanno. Per l'esattezza serve per la festa di compleanno della mia fidanzata. Quindi, siccome le piacciono le luci colorate, siamo andati dai cinesi al prezzo modico di 2,99 euro. Abbiamo comprato queste specie di faretti che hanno un motorino all'interno con una cupoletta, una plastica con delle figure sfaccettate che girando fanno l'effetto palla di discoteca. Dai. Niente, l'esigenza era di montarle tutte e quattro assieme utilizzando un solo cavo d'alimentazione. Quindi come ho fatto? Ho preso questi supporti che erano delle staffe dei par led che avevo quando avevo il service. Li ho tagliati qua questa altezza, tutti e quattro forati, messo un pernetto da 6 mm che tiene ferma anche la scatola di derivazione dove all'interno ci sono tutti i collegamenti. Poi questi fori preesistenti li ho leggermente allargati per far passare una barra filettata proprio per i portalampada, qualche dadino di questi e il gioco è fatto. Il collegamento è veramente semplicissimo, possiamo vedere anche qui all'interno due comunissimi cappuccetti collegati tutti assieme e poi il cavo d'alimentazione. Vi faccio vedere anche la luce spaventosa che fa. Vediamo anche la luce. Facciamo una ripresa stellare. Notate tutta l'immondezza che ho in questa parte di garage. Spesa complessiva, le lampade più o meno 3 euro l'una, quindi sono 12 euro. Cavo elettrico, grazie a Dio, ne abbiamo a sufficienza. Delle staffette, insomma, praticamente non è costato nulla. Ciao, ci vediamo alla prossima, che sarà anche a brevissimo. Parlerò di tutt'altre cose, parlerò di accessori per la GoPro che mi sono realizzato io stesso, visto che qualcuno di questi accessori ha dei costi veramente eccessivi. Ve ne parlerò più avanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se volete, condividete, commentate. Ciao!